programma della seconda giornata di gare del torneo delle regioni è stato a dir poco fitto di appuntamenti, ad iniziare dalle 4 gare del mattino, proseguendo con una vincente partita del cuore per poi terminare con le ultime 4 partite di qualificazione che hanno determinato le finaliste di questa edizione, inserita nel progetto Contropiede. Ma andiamo con ordine: nel girone A la Sicilia piega la resistenza di un Piemonte in crescita rispetto all'esordio, isolani avanti, poi rimontati e poi di nuovo a distanza di sicurezza grazie ai gol di Funaro, a dividere equamente il poker di Messina. Altra vittoria anche per l'Abruzzo, che fa della Puglia un sol boccone. 23-1 il risultato finale, con Simoni che timbra ben 15 volte, candidandosi prepotentemente per la scarpa d'oro della manifestazione. Nel gruppo B la Campania reagisce dopo il KO col Veneto e batte 7-1 l'Umbria. Sul tabellino un solo nome, Marco Pugliese. Vittoria larga anche per il Veneto, prima squadra in grado di chiudere una partita senza subire reti, avendo la meglio sulla Calabria per 8-0. In evidenza ancora Marzon, 4 gol, e Piggio, 3 reti. Prima delle gare del pomeriggio, lo stadio di Santa Maria a Vico è stato teatro della partita del cuore, che ha coinvolto diversi personaggi del mondo dello spettacolo e anche i ragazzi con sindrome di Down impegnati nel torneo delle regioni. Ne è uscito fuori un evento all'insegna dell'integrazione, ottimo rodaggio per le sfide rimanenti. Se nel girone A il Piemonte batte 14-0 la Puglia, congedandosi con i primi 3 punti di questa avventura, nel gruppo B la Campania bissa il successo mattutino e piega la Calabria 9-1. Ipotecando la finale terzo e quarto posto, questo perché il Veneto conferma il pronostico e si impone sull'Umbria per 10-2, vincendo a punteggio pieno il raggruppamento. Piggio segna 5 gol e sale a 11 nella classifica marcatori, col Marzon a quota 8. È l'Abruzzo a raggiungere il Veneto nella finale per il primo e secondo posto, spuntandola in un vero e proprio spareggio con la Sicilia, obbligata a vincere per scavalcare gli avversari, avanti nella differenza reti in caso di pareggio. Orfana di Carmelo Messina, infortunato, la Sicilia fa fatica a finalizzare il proprio gioco, in una gara molto equilibrata contro un Abruzzo che già aveva dato grande prova di organizzazione e quadratura nei precedenti match. A decidere la partita in favore dell'Abruzzo è un gol allo scadere di Simoni, ancora una volta a segno per la rete e fino ad ora più importante di questo suo torneo. Campania-Sicilia per il terzo gradino del podio, Abruzzo-Veneto per la medaglia del metallo più pregiato. Un epilogo tanto incerto quanto affascinante, così il torneo delle regioni si appresta a salutare Santa Maria a Vico.